La Fortitudo fa la sua mossa, interrompendo il corteggiamento a Burns e Cerella. I bianco-blu si ritroveranno venerdì prossimo al Paladozza con il roster, già competitivo va detto, messo a disposizione di Coach Boniciolli fin dai primi giorni di luglio. Con cinque volti nuovi che si andranno ad affiancare ai confermati Mancinelli, Cincerini, Italiano, Ligione e Gandini. Il Coach della Fortitudo vuole testare il valore del suo gruppo, che già in precampionato affronterà diversi test impegnativi, prima di valutare l'ipotesi di ricorrere nuovamente a un mercato per il quale il club bianco-blu manterrà da parte. Il tesoretto, anzi tesorone, di circa 200.000 euro, quelli che sarebbero finiti nel conto corrente di Marco Cusin se il lungo, appena tagliato dalla nazionale di Messina, non avesse posto il veto sul declassamento in seconda serie prima di accordarsi con Milano. Denari che non saranno destinati a Christian Burns, le cui quotazioni si sono improvvisamente alzate in vista di un suo sempre più possibile impiego ai campionati europei con la maglia della nazionale. Il lungo nativo di Trento pare ormai prossimo infatti ad accordarsi con Cantù, laddove troverebbe come compagno di squadra Davide Raucci. Per quanto riguarda Cerelle invece, l'italo-argentino nativo di Baia Blanca, che Milano cederà in prestito per una stagione, avrebbe vestito con entusiasmo la maglia della Fortitudo, ma un po' per motivi economici, un po' in virtù del fatto che non c'era un'animità su l'utilità del suo arrivo, si è preferito soprassedere.